Ciao a tutti, Nini, voglio fare subito una premessa. Oggi sono qua su Clash of Clans. Prima di mettere un dislike o di mettere un like o di commentare, ascoltate la premessa, poi chiudete il video, guardatelo, fate quello che volete, come vi pare. Vi volevo dire che secondo me un gioco come Clash of Clans, come ho già detto ieri nell'intro del video dei pacchi, è un gioco come con un progresso, come in tanti altri giochi, simile agli altre persone che lo portano, ma avendo proprio un progresso. Il bello è crescere insieme a quello che lo gioca. Cioè, voi che lo guardate da me, dovrebbe essere bello veder crescere il villaggio grazie anche a voi, ai vostri commenti, ai vostri mi piace, a questi video che guardate. Un gioco con un progresso, come può essere Minecraft o come può essere Clash of Clans, secondo me dire che lo portano tutti, quindi lo porti per questo, è sbagliato. Anche perché io lo posso portare solo da adesso, che ho un telefono con cui aggiornare il villaggio anche da fuori. Bando alle ciance, andiamo a giocare. Premetto anche che i video di Clash of Clans saranno comunque video corti, non 2 minuti, però magari 5 minuti e poi il video finisce. Allora, siamo nel tutorial, che non so se vi farò vedere, io lo sto registrando, qua se mai non lo faccio vedere. Gioco con BlueStack da computer e non su mobile. Su mobile aggiornerò il mio villaggio. Tanto raccatto i soldi, ho big money. I goblin ci attaccano! No! Pum, 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 pum. Sentite? Tutto il giorno è così. No, gli stregoni ci stanno attaccando! No, fermate Harry Potter! Ah, sì, qui quelle 500 gemmettine che mi hanno regalato le vedrò col binocolo, immagino. Immagino. Miglioriamo il municipio, attenzione! TH2, ragazzi! TH2, cioè mica merda. Lei è la donnina delle quest, come tutti abbiamo capito. Questo dovrebbe essere il mio villaggio. Allora, io premetto una cosa. Voglio gemmare perché voglio avere dei lavoratori, ragazzi. E ve lo dirò senza alcun problema. Perché voglio dei lavoratori. Ok, allora ragazzi, ho preso 2700 gemme. Allora, tanto voglio dei lavoratori in più, perché fanno comodo. Sentite sopra che lavoro fanno, terribile. E noi ci mettiamo questi lavoratori per ora qui, un po' alla cazzo. Cosa 2000 l'ultimo, che è? Vabbè, l'ultimo, vabbè, ci teniamo le gemme, poi insomma ci facciamo qualcosa di figo. In primis andiamo a sistemare qualche difesa, perché ovviamente ho già pochi soldi, figuriamoci se poi me le spaccano anche. Comunque mi è stato consigliato da che sia dei ragazzi che giocano chissà questo gioco a livello buono, tutti H10, mi suppongo che un po' se ne intendano più di me, di prendere tutto quello che possiamo fare, o meglio tutto quello che è sbloccato, e di posizionarlo. Ok, nel terreno. Ora lo metterò un po' alla cazzo, poi un giorno farò l'episodio, oddio, farò l'episodio in cui spiego, ovvero metto le cose a posto, di modo che comunque sia quando mi attaccano, avete capito. Quindi ora qualunque cosa io posso fare la metto e la porto a livello del town hall, mi hanno detto. Allora, adesso andrò anche a posizionare appunto altre cose che mancano ma che sono utili. Come una torre anche da cecchino o da arciere, da torre arciere. Ok, qui non posso più mettere niente. Scudo non lo attiverò perché non posso. O meglio, costa, quindi col cazzo lo attivo. Ok, siamo così. Quindi adesso dobbiamo portare le nostre risorse tutte al livello successivo, fino ad arrivare al livello del town hall, mi hanno spiegato. Poi quando arriveremo al livello di tutte le cose complessive uguale a quello del town hall, upgraderemo il town hall. Adesso ho tutti e quattro i cosi pieni. Metto a fare le truppe con cui puoi fare il primissimo attacco che probabilmente perderemo. Allora, nei commenti ditemi anche cosa farci con le gemme, a meno che non li spenda prima per magari migliorarmi qualcosa. Ovviamente io giocherò in background, cioè nel senso quando non registro non è che aspetto il video dopo, se no a TH qualcosa ci arriviamo domani all'altro, nel senso nel 2000 mai. Quindi io giocherò e poi riprenderò ogni tanto chissà cose importanti o cose che avvengono nel mio villaggio. Ok ragazzi, la caserma, o insomma il campo addestramento è pieno, l'accampamento è pieno. Andiamo a sferrare il nostro primo attacco ovviamente online. Cioè mia lì ai goblinini. Allora, questo ha delle risorse e difese al cannone qua giù, ma quello lo dobbiamo prendere da questa parte se non sbaglio. Dunque ha un cannone lì, quindi se non vado erro, se vado qua giù dovrei andare bene in teoria. Comunque il cannone qui non c'è, dovrei spaccarlo. Forse ho fatto una cazzata. No, forse un po'. Non so quanto range ha il cannone. Boh, proviamo. Dai, dai, piccoli barbari. Ecco. Questo va già a Mashan. Dove andiamo a dividersi così? Dove andiamo insieme allegramente come dei bravi ragazzi. Ecco, il cannone ammazzerà almeno 3 o 4. Ah,
Quella non l'avevo vista. No, ragazzi, non scherzate. Per favore. 48. Cioè, ragazzi, nemmeno la seconda stella al primo attacco. Che vergogna. Che vergogna. Però ho fatto delle altre risorse con cui potenziare altre cose. E a questo punto, ragazzi, aspettiamo di poter fare il secondo attacco e poi chiudiamo l'episodio in bellezza. Ok, ragazzi, l'accampamento è di nuovo pieno. Proviamo a sferrare un altro attacco. Stavolta magari questo è easy, troppo. No, non ho molti soldi. Volevo un po' più di soldi. Volevo tante risorse. Allora, io non vedo cannoni, ragazzi. Non vorrei sbagliarmi. Ah sì, uno, eccolo. Però non vedo la torre da cecchino. 1200. Io ci sto, dai. Penso la pacchia duri ancora per poco, perché mi sa che i villaggi non saranno sempre così, ovviamente. Me lo immagino e so che è così. Sperando però di trovarne sempre comunque di diciamo debolini, di modo da fare bella figura. Perfetto, 3 stelle. Che campione. Comunque, ragazzi, spero vi sia piaciuto. Come ho già detto, ogni gioco che voce ho, con un progresso secondo me portato da una persona diversa all'altra, cambia un sacco. Questo fa schifo. Comunque, appunto, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, un non mi piace se non vi è piaciuto, ma non posso farci niente. Se lo mettete a prescindere, siete cattivi, sappiatelo. Commentate dei consigli utili, scrivete come voi spendereste queste 1227 gemme. Vi invito anche ad iscrivervi e a guardare qualche altro mio video se magari non mi conoscete. Perché ho questa voce? Non è mia, ve lo giuro. Passate anche dai miei social che sono qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Da Sbush è tutto. Ciao Nini.